Buongiorno da Cucina Bivolutiva! Oggi prepareremo una ricetta crudista al sapore di mare. Zuppa di alghe dolce e wakami per beneficiare di tutte le loro numerosissime proprietà. Sono ricchissime infatti di minerali, calcio, ferro, fluoro, di proteine, di vitamine, del gruppo B in particolare, C e tanto altro ancora. Per quanto riguarda l'attrezzatura ci occorre l'estrattore di succo o una centrifuga. Vediamo subito gli ingredienti per due porzioni. 20 g di alghe dolce, 20 g di alghe wakami. Queste alghe essiccate le trovate in vendita anche nel sito di Cibo Crudo, di cui vi segnaliamo il link sotto le info di questo video. 3 coste di sedano, per il brodo 2 cetrioli, 6 coste di sedano, mezza mela verde, 1 cm di peperoncino di cayenne fresco, mezzo peperone giallo, un lime, noi ne abbiamo già estratto il succo, 2 cm di zenzero fresco. Opzionali, un cucchiaio di semi di finocchio, un cucchiaino di aglio in polvere. Iniziamo con la preparazione. Come prima cosa mettiamo in ammollo le alghe wakami, che devono restare 10 minuti, quindi un tempo decisamente maggiore rispetto alle dulce, che richiedono un ammollo minimo, 2 minuti circa. Nel frattempo possiamo dedicarci alla lavorazione del brodo. Quindi tagliamo a pezzi le coste di sedano e le passiamo all'estrattore. Tagliamo a tocchi la mela senza i semi e la passiamo all'estrattore. Idem con il peperone giallo, lo zenzero e il peperoncino di cayenne e voilà! Ecco qui le wakami sono quasi pronte, mancano 2 minuti, quindi possiamo versare l'acqua per ammollare le dulce. Tagliamo a pezzi anche il cetriolo e lo passiamo all'estrattore. Versiamo in un grande contenitore il succo del lime e il brodo che abbiamo ottenuto. Le alghe a questo punto sono pronte, quindi le possiamo scolare. E ora spezzettiamo sia le wakami che le dulce. Le mettiamo nel brodo, mondiamo il sedano con il pelapatate per togliere i filamenti esterni. Tagliamo a piccoli archetti il sedano. A questo punto giriamo. E ora siamo pronti per la presentazione. Bene, la zuppa con alghe dulce e wakami, che sono anche un'ottima risorsa di omega 3, è pronta. Buona cucina bioevolutiva a tutti e alla prossima videoricetta!